Benvenuti alla newsletter di oggi del canale televisione. Dopo un po' di tempo e l'addio alla trasmissione, Memo Remigi torna a parlare dei suoi rapporti con Jessica Morlacchi. Ecco cosa ha detto: Serena Bortone non tornerà il prossimo anno su Rai 1 con la sua trasmissione televisiva Oggi è un altro giorno, nonostante gli ascolti sempre buoni. Infatti, nel coro dell'ultima puntata ha voluto salutare i telespettatori non perdendo però l'opportunità per fare una sorta di invettiva alla Rai che l'ha sostituita con la trasmissione La Volta Buona di Caterina Balivo. Sono tutti dispiaciuti per la chiusura del talk, tranne Memo Remigi che è stato mandato via dalla produzione e dalla conduttrice, dopo la molestia avvenuta ai danni di Jessica Morlacchi. Il cantante è tornato a parlare della questione, rivelando quali sono ora i suoi rapporti con Jessica Morlacchi. Ecco che cosa ha detto l'uomo. I rapporti tra Memo Remigi e Jessica Morlacchi. Memo Remigi è stato mandato via da Oggi è un altro giorno, dopo la molestia consumatasi in diretta televisiva ai danni di Jessica Morlacchi. Infatti, dopo quell'episodio la sua presenza in trasmissione non era affatto tollerabile. Non ha mai digerito la cosa il cantante, visto che nel corso di un'intervista si è sfogato, gioendo per la chiusura del programma. Non lo ha detto in modo così diretto. Le sue motivazioni si sono concentrate sulla presunta ripetitività del format che non sembrava dispiacergli quando era un membro del cast. Infatti, l'uomo ha detto: la trasmissione era diventata troppo ripetitiva. Quindi o si cambia totalmente lo schema o non più andare avanti. È anche giusto dare spazio a un altro genere di programmi. Il pubblico vuole novità. Inoltre, torna a parlare dei suoi rapporti con Jessica Morlacchi, peggiorando ancora una volta la sua posizione. Ecco cosa ha detto il cantante. Memo Remigi ha perso un'ulteriore occasione per stare zitto. Infatti, nel corso di una recente intervista è voluto tornare sulla molestia fatta a Jessica Morlacchi e per la quale è stato mandato via dal programma di Serena Bortone. L'uomo ha confessato che i due sono in ottimi rapporti e che quel gesto è stato solo una goliardata. Sembra non aver capito niente il cantante che continua a non capire la differenza tra scherzo e molestia. Infatti, la cantante si è sfogata sui social network, dicendo di esserci rimasta molto male per aver letto queste dichiarazioni, in quanto l'uomo continua a negare quanto successo e a ignorare come si sia sentita lei durante la molestia. Grazie per aver guardato le notizie di oggi. Metti mi piace e commenta. Nello specifico clicca iscriviti al canale, per ricevere le ultime novità. Ciao e alla prossima newsletter!